suo nome viene spesso associato alla sigla di Furia Cavallo del West, il mitico telefilm trasmesso in Italia nel 1977, con cui ha venduto più di 1,5 milioni di dischi. Furia Cavallo del West, che lava i denti con sales, per poi sorridere bene in foto sul set. Ma Mal è stato anche uno dei maggiori protagonisti della scena pop rock anglosassone, da cui l'Italia ha attinto a piene mani sin dai primi anni 60. Col gruppo dei Primitives approda in Italia, scoperto da Gianni Boncompagni e da Alberigo Crocetta del Piper, dove riscuote un grandissimo successo. Canta in italiano e incanta il mondo femminile con le sue giacche attillate, la zazzera bionda e l'accento inglese. Il primo posto in classifica nel 69 con Pensiero d'amore, svariati festival di Sanremo, negli anni gira film, telefilm, fotoromanzi e trasmissioni TV. Fotoromanzi, la gente non si rende conto di quanto serietà c'è, quanto preparazione indietro a ogni fotografia. Il fotoromanzi vince sempre bene alla fine. In 60 anni di carriera, il grande Mal, col suo trascinante buon umore e la sua proverbiale schiettezza, ha inondato di energia le piazze italiane e europee. Allora Mal, cominciamo dagli inizi della tua carriera. A Londra un giorno tu incontri Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, che era il patron del Piper, e da lì è iniziata la tua avventura italiana, che è durata praticamente tutta una vita. Raccontami un po' com'è andata in quell'incontro. Ho fatto un'audizione perché a quel momento lì c'era l'invasione inglese, come dicevano, che tutti i musicisti, grazie ai Beatles, Rolling Stones, che hanno avuto un successo internazionale, tutti i paesi dell'Europa cercavano di avere gli artisti inglesi nel loro club. A Roma c'era il Piper, il mitico Piper, dove sono stato invitato. In Germania il Star Club, la storia dei Beatles, eccetera. Perché non esisteva internet. Allora i giovani non sapevano cosa succedeva dall'altra parte dell'oceano. Allora dovevano chiamare in persona gli artisti. E Crocetta mi ha visto a Londra in un'audizione e ha detto: ecco, sei giusto per il nostro club, il Piper. E mi ha fatto un contratto per un mese. Questo mese è diventato quanto? Tutta la vita, tutta praticamente. 56 anni adesso. Ecco, però com'è stato questo passaggio dalla Swinging London all'Italia? Ma io direi incredibile, stupendo, meraviglioso, perché a Londra ero uno dei tanti. E quando sono arrivato in Italia sembrava che eravamo i Beatles. Ecco. Beh, hai avuto subito un grandissimo successo, lo dobbiamo dire. Sì, erano gli anni 60. E com'erano musicalmente quegli anni? Beh, io personalmente suonavo le canzoni rock, blues, eccetera, suonavo l'armonica, eccetera. Quando sono arrivato in Italia, questo genere non lo avevano sentito, o non più di tanto, e così è andato alla grande. Erano curiosissimi i giovani di ascoltare il nostro genere musicale. Ecco, tu per qualche anno avevi cantato in un gruppo, i Primitives, no? Esatto. Dal 65 al 69. Che ricordi hai? Siete ancora in contatto? Com'è stata quell'esperienza di gruppo? Beh, prima ero solo i Primitives quando sono arrivato. Mal è diventato Mal dopo, quando si sono sciolti i Primitives. Forse non lo sai, però quando si sono sciolti i Primitives, ognuno ha fatto una strada diversa. Mm-hmm. Il batterista che suonava con me, che ho lanciato io nel mondo musicale, certo, tornando in Inghilterra, ha incontrato Mark Knopfler, chitarrista, cioè, e ho formato i Dire Straits, l'originale batterista. Ah, però, ecco, lui è l'originale batterista di Dire Straits. E siamo sempre in contatto, chi lo sa che... Certo, però ognuno ha preso la sua strada. Pochi anni dopo il tuo arrivo in Italia, però, naturalmente, Festival di Sanremo. Era il 1969, guardiamo. Tu sei bella come sei, non cambiare gli occhi tuoi, porti il sole dove vai, non dimenticarlo mai. Porti il sole dove vai, non dimenticarlo mai. Un punto spettacolare, la tristezza sei a me.
tender jive. Era il 1969, tu sei bella come sei. Com'è stato stare su quel palco? Insomma, in Italia il Festival di Sanremo, insomma, è il palco più importante. Sì, era al Casinò, non mm-hmm. era più all'Ariston all'epoca. Mm-hmm. Televisione in bianco e nero. Eri emozionato? Ero molto emozionato perché masticavo molto male italiano. Ho imparato solo a parlare, non capivo cosa dicevo. Comunque, tu sei bella come sei, non dimenticare mai parole di Bardotti, ero molto bravo. E allora, senti, io prima di continuare questa bella chiacchierata vorrei ascoltare un paio delle tue canzoni. Il palco è per te. E pronto. Poi dopo voglio chiederti una cosa in particolare. A te, ai, ai, Mal! Ai. Occhi neri, non mi vuoi più nel tuo cuore. Occhi neri, e non ti posso fermare. Mi viene da piangere se te ne vai. Occhi neri, vai con lui, ma non è amore. Io intanto sto che va più forte di un jet quando fa pieno di pieno se non un stampier, furia il cavallo del West che beve solo caffè e mantenere il suo pelo più nero che c'è. Io vorrei salire su te e con te mezz'ora sarei il capo dei banditi. Prima io sono piccolo io, tocca a me giocare con te, sono lo sceriffo io. Ma tu stai zitto, sono il capo dei banditi. Sono lo sceriffo io. Ma sul furia si sta anche in tre. Furia il cavallo del West, il lobby denti con sales, e puoi sorridere bene in volo su sé. Viva la furia del West, cintura per sgominare la banda più in gamba che c'è. E naturalmente quella non era la mia voce, però vabbè, abbiamo giocato. Senti Mal, Furia, Croce e Delizia, perché è stato un grandissimo successo, ancora oggi lo cantiamo, però in quel momento ti stava un po' stretto, perché la casa discografica ti chiese di cantare questa canzone, che era la sigla di un famoso telefilm, e in quel momento tu hai dovuto accettare, e poi sei stato un pochino ingabbiato in un genere musicale che non era poi il tuo, no? Sì, allora, è storia un po', Roberta, è un po' lungo. No, comunque, però io una cosa voglio sapere, hai fatto pace con Furia? Certamente, come posso... No, io amo i cavalli, amo gli animali. Certo, io scherzavo molto su Furia. La ragione è perché nel 1977 ero programmato di andare al Festival di Sanremo. Mm-hmm. In attesa di andare al Festival, avevo già il posto al Festival, in attesa mi hanno proposto queste canzoni per bambini e io ho accettato così, perché mi hanno detto che non diventerà mai un disco, sarà solo una sigla televisiva, eccetera. E io ho accettato... È esploso, 1,5 milioni di dischi in un arco di un mese. E ho dovuto rinunciare a Sanremo. Rinunciando a Sanremo, la canzone è stata data ai Homo Sapiens che hanno vinto Sanremo. Che hanno vinto il Festival tu di Sanremo. Tu sei bella da morire. Però tu hai cantato un sacco di belle canzoni, tra cui una cover speciale. Guarda. Thank you.
E si conclude qui questa puntata di Estate in Diretta. L'appuntamento è per domani, ma... ci salutiamo con Agostino e Mal al piano. Non so se anche Roberta canta. No, sì, no. Avendolo scoperta così bravissima. Io voglio fare un regalo a Mal a questo punto. Stasera voglio farti un regalo che ti faccia ricordare. Di scordare non sa questo disco, il mio pensiero d'amore per te, per te. Ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, a me. Ciao a domani, stessa pensate posto, a noi. Stessa ora.